neurologa e primario dell'unità post-coma della Fondazione Santa Lucia a Roma. Ecco, la dottoressa paziente ci sta spiegando che cosa significa coma, che cosa significa stato di minima coscienza e adesso le chiederei proprio quello, cioè come mai e può succedere quello che succede nel romanzo della Bonaccorti, per cui una persona viene scambiata per stato vegetativo mentre si trova in quella condizione che voi medici chiamate locked-in, che la Bonaccorti ha spiegato prima. Quindi se lei ci spiega la differenza, sì. E se può capitare, diciamo, chiamiamolo così, equivoco. Sì, può capitare perché, come ha detto prima Enrica, la locked-in è una condizione in cui sei paralizzato braccia, gambe e bocca e puoi comunicare soltanto attraverso la chiusura delle palpebre o sollevare sguardo. Immaginiamo di avere una paralisi che invece coinvolga anche i movimenti palpebrali. Come può una persona che magari dentro è cosciente comunicare all'esterno che invece c'è? Allora, questo è quello che probabilmente approfondendo ora con, diciamo, esami diagnostici sofisticati come la risonanza magnetica funzionale di cui noi alla Fondazione Santa Lucia disponiamo, ed è questo che sosteniamo, piuttosto che confondere le coscienze con dibattiti etici. Che tutte le famiglie che hanno cari e familiari con questa, in queste condizioni di disabilità estrema, che abbiano l'assistenza che meritano, perché noi ad esempio Fondazione Santa Lucia, che siamo un po' il centro di riferimento in tutto il Sud, rischiamo in questo momento di chiudere e quindi non avere e non poter offrire, non dare nessuna scelta. La gente deve avere la scelta anche di avere l'assistenza adeguata, quindi, che merita. Naturalmente il dibattito, diciamo così, etico, politico, il suo spazio continua ad avercelo e ce l'avrà. Quello che lei sottolinea è che si tratta di esseri umani che vivono in una condizione di grande disabilità. Assolutamente. Si fanno passi in avanti da questo punto di vista? Se sì, qua nelle condizioni di difficoltà che lei ci ha appena descritto. Fortunatamente noi stiamo raccogliendo un registro nazionale, fortunatamente solo un quarto di queste disabilità estreme restano in condizioni di stato vegetativo. Solo un quarto? Solo un quarto. La maggior parte dei giovani pazienti che sono che a causa di incidenti stradali vanno in questa condizione di stato vegetativo, questa può essere una condizione transitoria da cui, con l'adeguata assistenza riabilitativa molto complessa in centri specializzati, anche avere un'evoluzione fino a recuperare anche un'autonomia dignitosa. Quindi l'importanza è offrire l'assistenza che questi pazienti e queste famiglie meritano. Poi il discorso di coscienza e di libera scelta, quello è un altro discorso completamente, ma c'è un'urgenza, quella maggiore, di assicurare che queste persone abbiano l'assistenza che meritano e il potenziale di recupero che meritano vada preservato a tutti i costi. E questo è, diciamo, il punto di vista, l'angolo che abbiamo cercato di mettere in luce oggi con il professor Formisano. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Adesso la linea passa al TG1 al collega Franco Di Mare. Grazie Michele. Dunque, tra 45 minuti circa a Rimini il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.